Se dovesse vincere il sì, l'Italia in Europa perderebbe potere di contrattazione, rinuncerebbe a una quota della sovranità nazionale a favore naturalmente del Fondo Mondiale Europeo, della Unione Europea, della Banca Centrale Europea, cioè dei pilastri di questa Europa di finanzieri, Europa delle lobby, che non è assolutamente attenta agli ultimi, non garantiti, alla gente povera. Non è certamente questa la riforma perché l'Italia possa contare di più in Europa.